Di Bologna, dove quest'oggi si affronteranno Progresso e Forlì fra pochissimi minuti, squadre che stanno facendo in questo momento il loro ingresso in campo, Capitanio e Ballardini Eric. In panchina Stella, Ronchi, Rapai, Fabbri, Borrelli, Longobardi, Nisi, Buonocunto e Amadocci. Telli lo ignora, poi infine decide di servirlo. Malandrino viene saltato con una finta, attenzione, colpo di testa, pericolosissimo. Era di giustezza mentre stava già pregustando e coordinandosi per la conclusione, ma ancora Forlì in avanti. E lì a Ballardini trova l'imbucata per Longo, Longo la rimette al centro, ancora Pera, al volo, tiro gol! Eurogol di Longo, tredicesimo del primo tempo e Forlì in vantaggio. Questa volta la palla scodellata. 99 ad incaricarsi della battuta. Parte il cross verso il centro dell'area, c'è un batti e ribatte, c'è il pareggio. 2 minuti, il Progresso raggiunge immediatamente il pareggio. E il pareggio 2 minuti più tardi su calcio d'angolo ad opera di Ferraresi. Attenzione, attenzione, papera colossale, Pezzi e Ravaioli. I due non si capiscono, è Damuri. Attenzione Gersos, Gersos che si porta in avanti, Gersos si entra in area di rigore, ha di fronte a sé un paio di avversari, Gersos va al tiro, rimpallato, ma aveva trovato. Segnato Damuri la possibilità di segnare a porta vuota, è Gulinatti che scorga il centro dell'area, attenzione. Appoggia sul compagno, non ci sono proprio varchi, poi Gersos la mette al centro, attenzione. Poi è Pezzi che la rimette al centro, attenzione, credo che alla conclusione di playoff. Staremo a vedere i risultati dagli altri campi. Parte il cross verso il cuore dell'area, colpo di testa. Via Ballardini, attenzione, attenzione perché Capitanio è sovrastato da Namuri. Capitanio Namuri cerca e trova, anzi no, è Ravaioli che salva. Amedeo Ballardini che vince un contrasto. Amedeo Ballardini per Pera in area di rigore, ha il problema di girarsi, non va alla conclusione. E riesce a mettere in azione Pera in uno contro uno a fianco a Serapai. Pera avanza uno contro uno, Pera tiro gol! E Pera fa tutto da solo, buca per la seconda volta Celeste, riportando in parità il punteggio esattamente al 23esimo, questa volta però del secondo tempo. Parte il cross di Rapai verso il centro dell'area, Pera di testa! Posizione di sparo, Ferraresi salta Gersos, Ferraresi va al tiro. E l'arbitro, senza concedere ulteriore extra time con Amedeo Ballardini, che, anzi Gersos che indovinava la porta sguarnita a tempo scaduto. E al 23esimo della ripresa per il definitivo gol del definitivo 2-2.